Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera sono in compagnia di Matteo Mainetti e Jacopo Rangone e sono gli ideatori di una startup, organizzazione no profit, chiamata PC4U.tech. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao ragazzi, allora sì, ci sarà un piccolo delay, immagino, ogni tanto con Jacopo, ma perché ci spiegherai che tu sei fuori, attualmente non sei in Italia, però mi piacerebbe vi presentaste un po' così ci facciamo subito conoscere. Vado io allora, che Jacopo è in ritardo. Allora, sono Matteo Mainetti, ho 18 Esatto. anni, frequento il liceo Leone XIII qui a Milano. Conosco Jacopo praticamente da quando sono nato e insieme con lui ho fondato nel maggio scorso PC4U.tech. Molto bene. Invece tu, Jacopo, da dove ci parli? Io vi parlo da un po' più lontano. Io in questo momento sono in un college in Inghilterra dove studio da settembre 2019. Anch'io sono nato e cresciuto a Milano, 18 anni, e dopo aver fatto 3 anni di liceo scientifico al Leonardo da Vinci, ho scelto appunto di trasferirmi qua in Inghilterra. Ed è il motivo per cui c'è questo piccolo ritardo, però niente di importante. Ma tra l'altro voi due siete amici da una vita, vi conoscete da tantissimo, come qual è il vostro legame, insomma, la passione che vi unisce anche? Allora, noi ci conosciamo perché i nostri genitori, da prima che nascessimo, erano collaboratori. Suo padre è stato studente di mio padre, è stato uno degli studenti migliori, e poi ha iniziato a lavorare insieme, e ancora oggi lavorano insieme. Quindi insomma, come mi diceva Jacopo prima, siete un po' figli d'arte da quel punto di vista. Sì, da quell'aspetto, sì, siamo. Matteo è l'unico amico d'infanzia che io mi porto dietro da sempre. Sì, più o meno mio papà è un professore di ingegneria gestionale all'interno del Politecnico, il papà di Matteo per anni è stato presidente del Poliab, quindi su quell'aspetto possiamo essere definiti una sorta di figli d'arte, quindi niente pressione. No, assolutamente, immagino, molto, molto tranquilli, però dai, un buono spunto e chissà, i vostri genitori saranno sicuramente contenti perché il progetto di cui andiamo a parlare, che ormai insomma sta avendo un grande riverbero, una grande voce, però è molto positivo dal punto di vista di innovazione tecnologico perché mette in gioco dei ragazzi molto giovani, ora poi mi spiegherete che non siete soli nel progetto, però anche e soprattutto dal punto di vista umano, come avremo modo di parlare. Insomma, ditemi un po' quando nasce, cosa, insomma, quando nasce il progetto, chi siete anche, perché non siete da soli. Certo, allora tutto il progetto, l'idea è nata durante il primo lockdown. Verso la fine di maggio, io avendo qualche discussione con mia sorella che ha finito, ai tempi faceva appunto la terza media, ho sentito di qualche storia dei suoi compagni di classe che effettivamente non riuscissero ad accedere alle lezioni online a causa di mancanza di dispositivi, quindi addirittura ragazzi che entravano semplicemente col telefono, il telefono della madre, tutte queste storie. Che poi effettivamente messa assieme, anche confrontandomi in primo luogo con Matteo, che è stata la prima persona che ho contattato quando ho avuto l'idea di questo progetto, sono venuto a conoscenza di molteplici situazioni di questo tipo, situazioni di disagio, di famiglie, magari addirittura con 4 o 5 ragazzi, in cui nessuno dei membri della famiglia riuscisse effettivamente ad accedere alle lezioni. Questo è una causa di mancanza di dispositivi, dove con dispositivi identifichiamo laptop, tablet e desktop principalmente. Quindi io ho avuto appunto questa idea in primo luogo di creare un sito che potesse effettivamente superare quelle che sono anche un po' le burocrazie del processo molto meccanico, quando si tratta sia da una parte di donare un dispositivo che può essere usato, quei vecchi, insomma, tipici che si tengono un po' negli scaffali di casa, prendere polvere, e dall'altra soprattutto la burocrazia che c'è dietro il processo di richiesta. Quindi un bisognoso, uno studente milanese o italiano, lo specifico milanese, che ha bisogno di un dispositivo. E effettivamente abbiamo fatto un po' di ricerca e ci siamo resi conto che prima di tutto ovviamente non siamo i primi a fare questo tipo di iniziativa, a portare avanti una cooperativa che si occupi di questi aspetti, però anche è anche vero che effettivamente se guardiamo anche per esempio quello che era stato fatto precedentemente dal governo, che mi sembra avesse stanziato 45 milioni, no, da investire nell'acquisto di dispositivi, alla fine insomma, la situazione non è migliorata più di tanto. Questo per esempio per fare riferimento all'aspetto del governo, i dispositivi sono stati dati in comodato d'uso e questo implica che una volta finito il periodo di didattica a distanza, questi dispositivi siano ritornati al governo e questo vuol dire che insomma a breve termine
la problematica della didattica digitale non sia stata risolta, perché poi se pensiamo all'inizio di settembre, che è stato un po' turbolento per tutti, dove non è tutta questa insicurezza che non ha fatto effettivamente bene a nessuno, ci sono famiglie che si sono ritrovate comunque senza dispositivi. E poi dall'altra, a lungo termine, ed è un aspetto che magari potremmo esplorare dopo, è la digitalizzazione, perché comunque è importante che un dispositivo ci sia in ogni casa. Comunque, chiusa questa piccola parentesi, è nato così il progetto, quindi l'idea era quella di creare un sito semplice che potesse favorire l'incontro tra domanda e offerta di dispositivi usati ma funzionanti per gli studenti della nostra città di Milano che ne avessero bisogno per la didattica a distanza. Io ho sentito Matteo, in primo luogo, che è stata la prima persona con cui mi sono confrontato, poi ho sentito Emanuele, che era un amico che sapevo fosse anche lui interessato di, appunto, di questi aspetti di innovazione digitale, startup, imprenditorialità, e soprattutto fosse anche un ottimo programmatore, quindi potesse tirare sul sito. E poi attraverso Matteo siamo venuti a conoscenza del caro Pietro, che invece è la persona che si occupa delle grafiche, sia del sito da una parte che anche per esempio delle nostre campagne social, eccetera, eccetera. Quindi il team iniziale era composto appunto da questi quattro membri, tutti diciottenni, tutti milanesi. Oh, grazie, grazie Jacopo. Sì, diciamo che mi permette di sottolineare un aspetto che secondo me è molto interessante, che comunque tu hai toccato, che è quello della semplicità. Cioè, voi siete riusciti a creare un qualcosa, insomma, un sistema semplice, accessibile, in modo da velocizzare quello che a volte a livello di grandi numeri o comunque di piani diversi risulta difficile poi fare. Cioè, tutto a scopo di portare poi la scuola ai ragazzi. Mi sembra questo un aspetto molto molto importante e degno di nota. Quindi, insomma, mi piacerebbe capire adesso come funziona il progetto, così spieghiamo meglio chi ci ascolta. Allora, quando ci è venuto in mente in maggio avevamo le idee chiarissime e ci sembrava semplicissimo. Avremmo ritirato i dispositivi attraverso il sito e poi li avremmo ricondizionati e riconsegnati, magari in bicicletta o in moto. Quello che poi è successo con il tempo è stata una grande complicazione di questo processo, perché da subito abbiamo avuto una grandissima copertura mediatica. Molte persone sono venute a conoscenza dell'iniziativa e di conseguenza abbiamo avuto moltissime richieste e altrettante donazioni. Per fortuna ci sono state altrettante donazioni, perché nel panorama milanese abbiamo notato che c'è molto questo senso di solidarietà. Quindi abbiamo avuto tutte queste donazioni, tutte queste richieste e non sapevamo minimamente come gestirle, perché il processo è questo. Noi ci rechiamo a casa della persona che vuol fare la donazione, e otteniamo l'indirizzo e il numero di telefono attraverso il sito. Ci rechiamo lì, ritiriamo il dispositivo e lo ricondizioniamo, lo impacchettiamo e poi, sempre attraverso il sito, matchiamo il dispositivo con la corrispondente richiesta e poi lo consegniamo. In questo secondo periodo di lockdown si è creato veramente una grande difficoltà, perché siamo arrivati ad avere centinaia di donazioni e centinaia di richieste. Quindi, logicamente, quattro diciottenni non potevano gestire un carico di lavoro del genere, anche perché poi abbiamo subito tutti iniziato la scuola da settembre. E qui sono entrate in gioco delle cooperative che ci hanno dato, le cooperative anche loro tutte no profit, che ci hanno dato una grandissima mano a compiere questo processo e a comunque rendere efficiente il servizio che proponiamo. Ok, quindi insomma vale la pena, mi sembra, di capire, di insomma scandagliare un po' quella che è la realtà delle cooperative, perché va un po' di pari passo con l'evoluzione poi del vostro progetto. Esattamente, sì, senza dubbio. Quindi le due cooperative di cui appunto ha accennato Matteo sono da una parte Informatici Senza Frontiere, che sono una cooperativa no profit, che tra tante iniziative che sono gestite, gestisce anche un gruppo di informatici volontari che si occupano del ricondizionamento e della verifica del funzionamento dei dispositivi. Quindi i ragazzi di Informatici Senza Frontiere una volta ogni settimana vengono nei nostri magazzini, ritirano i dispositivi che vanno ricondizionati e ci danno quelli che invece sono appunto nuovi da ricondizionare. E dall'altra parte invece c'è Forte, che è sempre un'altra cooperativa ed è un gruppo di ragazzi con disabilità cognitive che si occupano della spedizione dell'aspetto logistico del progetto. Quindi in generale è sempre molto bella. Poi insomma è un aspetto bellissimo che sarebbe valido evidenziare dell'iniziativa in sé, è stato questo senso di solidarietà che siamo riusciti a ricevere anche da cooperative che si occupano di aspetti simili o non,
del nostro, e quindi questa catena solidale che siamo riusciti a costruire grazie all'aiuto che abbiamo ottenuto da queste iniziative, tutte no profit. Bene, questo è un aspetto molto molto bello, anche perché insomma se ne è parlato tanto, ci avrete fatto caso anche voi che sui giornali molti titoli sensazionalistici hanno parlato insomma del modo che si è avuto di comunicare durante questa pandemia, no? E il richiamo all'unità, insomma alla solidarietà è stato uno degli elementi particolarmente toccato. E se questa solidarietà parte da dei ragazzi giovani che hanno un'innovazione particolare, riescono a collegarsi a altre realtà, poi del milanese, quindi si crea proprio una rete sociale nel tessuto della città, questo sicuramente sarà un vostro punto forte. Mi piace molto, sono molto incuriosita. Ma quindi, insomma, adesso mi hai detto, vi fate aiutare da queste cooperative perché non bastate più voi, fondamentalmente. Quindi vuol dire che siete cresciuti tantissimo. Certo, sì. Ultimamente siamo cresciuti veramente tanto. Eravamo arrivati prima di questa settimana No. No, tranquilli. c'è stata un'intrusione, a consegnare 120 dispositivi, e solo in questa settimana abbiamo pianificato invece 50 consegne, perché questo secondo periodo di lockdown ha messo veramente in ginocchio tantissime famiglie italiane. Perché un periodo che già era drammatico, il primo lockdown, soprattutto per la città di Milano, è sembrato concluso con l'estate, tutti felici e contenti, tutti a tornare in presenza a scuola. E devo dire, sotto questo aspetto siamo stati, mi permetto di dire che siamo stati bravi, perché noi durante l'estate abbiamo continuato a consegnare dispositivi perché comunque ci eravamo resi conto che in qualche modo si sarebbe tornati alla condizione in cui eravamo. Magari non avevamo previsto un secondo lockdown, ma magari avevamo pensato che la scuola potesse cambiare, traslare verso una didattica più digitale, quindi magari che i compiti iniziassero a venire assegnati anche su piattaforme come Google Classroom, e per questo fosse necessario un dispositivo per i ragazzi. Comunque si è arrivato a questo secondo periodo di semi-lockdown, perché poi Milano si trova in zona rossa. E la quantità di richieste e di donazioni è aumentata esponenzialmente. Perché un ragazzo, soprattutto per i ragazzi piccoli, che ormai fanno fatica a recarsi a scuola, molte classi sono in quarantena e via dicendo, hanno veramente dei problemi anche nell'aspetto sociale dell'apprendimento. E così è questo, invece. Essere comunque, sentirsi parte di una classe, poter seguire le lezioni online è molto importante. Si è parlato molto in questi giorni, in queste settimane, di diritto allo studio. C'erano persone che lamentavano una violazione del diritto allo studio per quanto riguarda la didattica a distanza, che impedire a un alunno di recarsi a scuola fosse una violazione del diritto allo studio. Però invece la vera violazione del diritto allo studio avviene quando un ragazzino è già obbligato a stare a casa, quindi immaginiamo un ragazzino delle medie con la classe in quarantena che è obbligato a stare a casa, obbligato a seguire le lezioni online, e non ha neanche un telefono per comunicare coi propri amici e non può vederli. Questo crea veramente una ferita sociale nel ragazzo, che poi si ripercuoterà sicuramente nel suo apprendimento. Quindi la vera violazione di diritto allo studio avviene quando un ragazzino non può neanche seguire le lezioni online. Assolutamente sono d'accordo con te e credo che le tue parole possano essere utilizzate per una riflessione che vi lancio lì, che potrà essere sicuramente utilizzata in futuro, per i più giovani e non. Chissà che, insomma, la pandemia non ci permetta di pensare ad un'inclusione, quindi a un diritto allo studio molto più esteso, che non è solo il virus che impedisce di andare a scuola, ma talvolta ci sono delle motivazioni diverse, anche più gravi o persistenti, che impediscono a bambini o giovani adulti, anche se penso alla categoria degli universitari, di andare all'università, di andare a scuola, quindi di avere un contatto con l'istruzione. E quindi quello che state facendo di nuovo ci insegna che ci sono delle modalità che riescono a sviluppare già dei ragazzi così giovani, quindi penso che anche in grande scala si possano poi riproporre per poter far arrivare tutti ovunque, che poi è un po' il senso dell'iperconnessione. Sì, se posso aggiungere una cosa,
l'opinione pubblica sui ragazzini che vanno a scuola spesso è questa, che un ragazzino che fa didattica a distanza è contento perché non studia, perché non segue le lezioni e quindi sta a casa. Ma purtroppo è esattamente il contrario, soprattutto nei più piccoli. Il desiderio di un ragazzino è quello di recarsi a scuola. Mi viene in mente anche una protesta che c'è stata a Milano da parte dei liceali del mio ex liceo, il liceo Volta Scientifico, un liceo molto, molto prestigioso qui a Milano, che sono recati in Piazza Duomo con gli iPad in mano e si sono seduti per terra a seguire le lezioni, proprio per dire che il loro obiettivo, non è stare a casa e non fare niente, ma è comunque cercare di continuare a studiare per quanto si può di recarsi a scuola. Quindi Certo. non è vero che un ragazzino a casa sta meglio e si diverte. Assolutamente. Quindi, insomma, adesso chiederei a Jacopo di dirmi quali sono gli obiettivi ideali, quindi che avete raggiunto, che avete pensato soprattutto con PC4U Tech.Tech. Certo, allora, beh, se vogliamo parlare di, come dire, massimi sistemi, da una parte quello che abbiamo detto appunto fino ad ora, quindi quello quando si parla di violazione dei diritti dello studio, alla fine non c'è modo di migliore di favorire il rispetto di queste regole, appunto di questi diritti, se non garantendo a tutti le stesse opportunità, in questo caso di attendere la scuola, che sia dando i giusti mezzi pubblici se si tratta di muoversi da un punto all'altro, e sì, invece dare i giusti mezzi elettronici, che sia dare i laptop o i tablet ai ragazzini per poter collegarsi da casa. Quindi, da una parte è questo, quindi favorire questo diritto dello studio che rimanga appunto uguale per tutti i ragazzini, indipendentemente dalle proprie condizioni sociali, economiche, familiari, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, insomma, a lungo termine, quello che noi ci auguriamo di fare è venire un po' incontro a questo processo di digitalizzazione, e quindi, soprattutto per quanto riguarda la nostra generazione, fare in modo che questi ragazzi abbiano i giusti mezzi per crearsi il proprio futuro, perché oggettivamente, indipendentemente dai propri sogni o dalle proprie aspirazioni, avere un tablet, un laptop in casa è qualcosa di fondamentale, apre miliardi e miliardi di porte. E quindi, che sia per esempio imparare a programmare, che poi potrà trasformarsi davvero in un lavoro per molti ragazzini, oppure anche solo fare un po' di ricerca, capire un po' meglio, scoprire un po' meglio se stessi attraverso i miliardi di strumenti che ci offrono queste fantastiche macchine, è qualcosa che noi riteniamo essere fondamentale. Sappiamo che in Italia il processo di digitalizzazione è relativamente indietro, e quindi dando questi dispositivi alle persone che secondo noi riteniamo ne abbiano più bisogno, meglio i grandi del futuro, che sono ovviamente le generazioni di studenti di oggi, che sono chi fa le medie, chi fa il liceo, soprattutto chi fa l'elementare, tutti questi ragazzi, ci auguriamo di dare prima di tutto un po' una svegliata, se così posso dire, al processo di digitalizzazione, dall'altra, offrire a questi ragazzi l'opportunità che si meritano per affrontare al meglio il proprio futuro. Hai citato in pieno, insomma, mi sembra una bellissima riflessione, è molto, molto attuale e sicuramente se vogliamo ci fa fare una riflessione anche importante, che chiudo molto velocemente, cioè che la competenza non va di pari passo con l'età, ma va anche di pari passo con la passione e l'interesse, e voi lo state dimostrando, che comunque siete dentro una situazione che potete conoscere molto meglio, quindi la sapete anche spiegare. Sì, Quindi, assolutamente. e quindi insomma, adesso insomma, io ho guardato le vostre pagine perché sono una grande fan, ho spinto molto per potervi incontrare, però ho visto che insomma c'è un post che parla chiaro di cosa si tratta. Sì, questo è un momento difficile per tutti, e noi, in seguito a questo enorme aumento delle richieste e delle donazioni, anche che con l'aiuto delle cooperative, non riusciamo più a starci dietro. È impossibile donare quasi 60-70 dispositivi alla settimana, quindi preparare 10 donazioni al giorno e quindi fare anche i corrispondenti ritiri, perché ogni dispositivo prima di essere donato va ritirato. Sta diventando, stiamo andando verso un task impossibile da completare per noi. Per questo abbiamo lanciato una richiesta di crowdfunding sulla piattaforma di produzioni dal basso, che sta andando molto bene. L'obiettivo per ora è 10.000 euro, che ci aiuterebbero sicuramente molto per i prossimi mesi per donare computer.
Ma siamo sicuri che anche andare in overfunding, quindi superare questi 10.000 euro, contribuirebbe solo alla causa, quindi sarebbe molto, Certo. sarebbe... Ogni euro donato noi non è che ce lo teniamo, noi lo investiamo in computer, lo investiamo in lavoro di specialisti per ricondizionare, lo investiamo in magari licenze Microsoft per comprare ai ragazzini il sistema Office, quindi comprare Word per fargli fare PowerPoint per fargli fare le presentazioni e via dicendo. Quindi puntiamo ad andare in overfunding, puntiamo a raccogliere più soldi possibili e siamo sicuri che ognuno di voi possa fare la differenza. Per questo faccio questo appello. Ora siamo noi veramente che abbiamo bisogno di voi e mi permetto già di ringraziarvi. Grazie, grazie Matteo. Speriamo che insomma questo messaggio abbia una diffusione ulteriore, perché la causa adesso l'abbiamo conosciuta ed è sicuramente nobile. Allora, insomma, ragazzi, è arrivato un po' il momento di salutarci, però per la chiusura mi sembra giusto e doveroso chiedervi quali sono i vostri piani per il futuro e poi di farci ricordare, insomma, quelli che sono i contatti a cui possiamo attingere per potervi raggiungere. Certamente. I piani del futuro di PC4U sono, nel breve termine, è quello, tirare su i soldi che sono necessari per portare avanti l'iniziativa, che altrimenti rischia di non poter andare avanti, ma siamo più che sicuri riusciremo, grazie all'aiuto di tutti, a ottenere questo nostro obiettivo. E poi quello che un po' stiamo pianificando di fare è cercare di creare dei corsi di istruzione, che possono essere per esempio corsi baserali di programmazione, da portare appunto nelle scuole, perché una volta dati questi fantastici mezzi, questi fantastici strumenti di cui discutevamo prima a tutti questi ragazzi, è giusto a loro anche insegnare come cercare di sfruttarli al massimo e quindi come effettivamente poter tirare fuori una carriera lavorativa da questi stessi strumenti. Quindi noi vorremmo tanto poter riuscire, ed è qualcosa in cui stiamo già un po' lavorando, portare dei corsi di programmazione, corsi di istruzione in generale per quanto riguarda l'utilizzo di questi dispositivi nelle scuole ai ragazzini che abbiamo cercato di aiutare. I contatti, Vabbè, cosa giusto? I ragazzi. I contatti, giustissimo, i contatti. contatti. Me li stavo dimenticando. Allora, vai Matte. Allora, per donare, recatevi sulla piattaforma di Produzioni dal Basso, www.produzionidalbasso.it, credo.com. Comunque la trovate, è una delle piattaforme .com. maggiori per il crowdfunding in Italia. Visto, la collaborazione serve sempre, perché jacopocoraggio.com. E cercate pc4u.tech e sicuramente ci troverete, abbiamo già raccolto quasi 7.000 euro. E, invece il nostro sito lo trovate a www.pc4u.tech e su Instagram ci trovate all'ID pc4u.tech, tutto minuscolo, tutto attaccato. Invece su LinkedIn non me ne occupo io, Jacopo. Sono sempre i soliti, pc4u.tech, anche su Facebook, pc4u.tech, la nostra mail è team, quindi come squadra, at pc4u.tech, e il numero di telefono di riferimento non lo so a memoria, ma è scritto Ma lì. sul sito si trova tutto, garantisco io, quindi rimandiamo prima di tutto al classico web, poi ai social e con facilità vi si trova, insomma. Sì. Ragazzi, colgo l'occasione per ringraziarvi, augurarvi Assolutamente. un in bocca al lupo, fatemi sapere come andrà il crowdfunding e vi saluto. Grazie mille. Saluto anche chi ci ha Arrivederci, un seguito saluto. e ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille.